Oggi è il gran giorno di Carlo d'Inghilterra, che diventerà re Carlo III, che lei il 4 novembre 1981 conobbe in occasione dell'inaugurazione della grande mostra a Londra, Splendors of the Gonzaga. Ha potuto parlare personalmente in quel giorno con l'allora principe Carlo, che ricordo ha. Sarà particolarissimo nel ricordo. All'Albert Victoria Museum, dove è stata presentata la mostra, c'era Lady Diana insieme al principe Carlo. Io stavo poco bene, avevo la febbre e sono uscito nei corridoi, giusto nel momento in cui Lady Diana, seguita da due bodyguard, si stava allontanando. Ne ho un ricordo di una donna bellissima, con degli occhi di un colore azzurro-blu per me indimenticabili. In seguito è stato in ambasciata italiana per la cena offerta appunto dalla corona inglese, quando il principe Carlo, in una saletta riservata, ha voluto parlare ad uno con ciascuno degli ospiti mantovani presenti. Quindi dal sindaco Svardi al presidente Provincialotti, al presidente della Camera di Commercio Bonora, eccetera, il professor Benedini per l'Accademia Virgiliana ed altri, ed è seguita una piacevole cena nella quale io, rispetto ai fortunati mantovani, sono stato isolato in un tavolo assolutamente straniero tra la sorella di Lady Diana e il direttore del Metropolitan. Non dimenticherò mai la cosa perché ho dovuto sostenere 2 ore di dialogo in inglese. Seguì il concerto nella sala superiore del maestro Gallico con musiche di Monteverdi e di un soprano, nel mio ricordo di un dolce sonno del presidente del Senato Amintore Fanfani.